Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Il caffè è pronto, dedichiamoci alla colazione. Ma che colazione, ragazzi? Guardate cosa ho qua. Rimasugli di panettone. Il cane cobra tosto. Rimasugli di pandoro, rimasugli di marito. Brava, insomma, brava, continua questa cosa. Una serie di rimasugli. E allora, vogliamo farli diventare qualcosa di buonissimo per le nostre colazioni? Sherry qua sotto è tutta agitata perché sa cosa sto per fare. Di recente alla Lidl ho comprato la piastra per i waffle e ho comprato anche, scusa, spostati, la cappuccinatrice nuova, perché la mia si era rotta, la Montalatte. È fantastica, ragazzi. Se andate alla Lidl e la trovate, acquistatela, perché fa un cappuccino veramente. Ora ve lo faccio vedere, perché questo sarà un video speciale. Ricetta e colazione insieme. Che ne pensi? Sì. Allora, andiamo a fare i waffle con... uno con il panettone e uno con il pandoro. E poi facciamo anche il cappuccino. E poi chiacchieriamo un po' mentre ce lo mangiamo insieme. Come prima cosa tagliamo una fetta spessa un 2 cm di pandoro, una mezza fetta, diciamo. Io tolgo la base perché questa ai miei bimbi non piace. Un po' bruciata. E taglio anche una fetta di panettone. Col panettone è più complesso. Voilà, vabbè, taglio una fetta così, con 40 grammi. Ecco, faccio fette da circa 40 grammi per quanto mi riguarda, mentre per Enzo e Gabriele non sto a guardare. Tolgo questo pezzettino perché mi dà fastidio proprio visivamente. E adesso spostiamoci sulla piastra per i waffle. Poggio il pandoro e il panettone così come sono, non aggiungo niente, non aggiungo uova, non aggiungo nulla, perché lavorerà il burro che contengono, non c'è bisogno di aggiungere altro per farli venire squisiti. Abbasso la piastra piano piano e chiudo. E lei lavora. Nel frattempo facciamo il cappuccino. I waffle si fanno in breve, quindi devo sbrigarmi. Metto la tacca al massimo per quanto concerne la montatura del latte. Stacca, stacca, stacca. Pongo sulla base, attivo. Seleziono una schiuma non troppo montata, perché questa viene proprio a neve ferma. Io invece voglio un po' di cremosità. Nel frattempo i nostri waffle cuociono qua dentro. Guardate il fumino che fuoriesce. A fuoco! Fuori piove. Brutta giornata oggi. Nel frattempo vediamo i nostri waffle. Pronti? Quasi pronti. Sono incandescenti al momento. Quasi pronti. Il tempo di versare il cappuccino. Ma intanto stacco la piastra. Guardate qui, e questo non è quello con la schiuma super montata, eh? Un po' qui. Io di solito uno lo bevo tutta da sola, ma oggi Gabriele lo vuole partecipare. Prendiamo il primo waffle. Guardate che bello! E adesso prendiamo anche il secondo. Voilà! Non sono fantastici? Poi la piastra, se volete una recensione di questo piccolo elettrodomestico per capire come funziona in tutto e per tutto, fatemelo sapere. È costato 24,99, 25. Va bene. Nel mio, quello al panettone, metterò soltanto un pochino di zucchero a velo, voilà. Mentre un certo golosone, sopra ci vuole un po' di Nutella. Bene così, non esageriamo.
guardate, dopo un po' che è pronto, dopo 2 minuti, lo prendo con le mani, guardate, bello, bello, diventa, faccio vedere, bello duro, insomma, croccantello. Buonissimo. Cappuccino, che questa volta ho scelto nella modalità poco cremosa. Buonissimo. Voi che farete oggi? Io ho un sacco di cose da fare. Voglio rimettere su 2 cuori e 1 cappa. L'abbiamo un po' trascurato. L'avete un po' trascurato. Beh, noi lo diciamo da una vita, perché... da 2 anni che vogliamo tirarlo su, però poi... No, no, ora lo vogliamo tirare su, però ci dovete dare una mano. Dovete condividere i video, provare le ricette, dite, commentare le ricette, dirci cosa ne pensate. E basta. Alterneremo ricette semplici come queste a preparazioni molto più articolate, chérie piange, e quindi dovreste darci una mano a condividere le ricette, perché comunque guardate che 2 cuori e 1 cappa, anche se è un canale molto bistico, perché nessuno di noi si erge a chef e cuoco, ha delle buonissime ricette dentro. Tutte le ricette del canale sono ricette che riescono. Magari non so porgervele bene in foto perché non faccio foto finte, cioè le foto che vedete sono le foto dei, cioè, dei cibi veri. Guardate la sostanza nelle cose, non vi fate abbindolare dai montaggi, perché dalle cose. Molte, molte ricette, molte foto di quelle che si vedono sono foto finte, no? Il prodotto è un altro poi. Brava. Magari la panna è schiuma da barba e quant'altro per non smontare. Che schifo! E poi, come vedete, tutto quello che prepariamo lo stiamo mangiando. Quindi, buona giornata a tutti. Io do qualcosina da mangiare a Shelly, tanta fame. Vi auguro una splendida giornata. È la prima colazione dell'anno insieme, quindi brindiamo con un buon cappuccino. E allora, auguri, buon anno tra i fornelli, anche su 2 cuori e 1 cappa. A presto e rifate i waffle.